Gentili telespettatori, buona giornata. Non so come definirli, i furbetti della fede, i furbetti della Chiesa, in 20 in chiesa nascosti ad assistere alla messa che doveva essere in streaming. Interviene polizia e carabinieri. Siamo a Livorno, doveva essere una messa in diretta streaming, era in diretta streaming su Facebook, per celebrare nel migliore dei modi possibile senza rischi la Domenica delle Palme, e invece si è trasformata in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia per bloccare una ventina di fedeli che senza permesso erano entrati in chiesa e che adesso rischiano insieme al prete una denuncia. Io tra il rischiano, la legge non è a discrezione, la legge è legge, che erano in chiesa, che erano in qualunque altro luogo, devono essere denunciati, non rischiano la denuncia, devono essere denunciati. Nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, uno dei templi cattolici più grandi della città, dovevano essere presenti solo 7 persone, ma Don Alessandro Merlino, il vice parroco che ha celebrato la messa, non ha chiuso il portone d'ingresso. Almeno questa è la sua versione, no? E piano piano sono entrati uomini e donne, per lo più senza mascherine, quindi belli tranquilli. Qualcuno li ha visti e ha telefonato al 112, al 113, e in pochi minuti sul posto sono arrivate 3 pattuglie dei carabinieri e una della polizia. Ma neanche per una rapina in banca intervengono 4 pattuglie così celermente, no? Ma vi immaginate la telefonata? Senta, polizia, c'è gente che è entrata in chiesa, mandiamo subito 4 pattuglie. Ma a parte questo, a parte gli scherzi, che l'Italia sia un paese dove c'è un discreto numero di irresponsabili, questo è risaputo. Dalla gente a spasso, senza problemi, dai complottisti che sono iscritti anche in questo canale, che vedono in tutto questo dei complotti, di una semplice influenza, purtroppo, questo tipo di persone è sempre esistita, esiste ed esisterà, sempre. Non ci si può fare nulla. Però hanno fatto bene a chiamare il 112 e il 113. Tutti i non autorizzati trovati all'interno della chiesa sono stati identificati e adesso rischiano la multa e la denuncia ai sensi del decreto che impone restrizioni. Ma, come dicevo prima, rischiano. Dovete denunciarli come se trovate uno fuori dalla chiesa lo denunciate. Dentro la chiesa che siamo? In territorio extraterritoriale? No, no. Bisogna denunciarli. La legge è uguale per tutti. Non ci sono luoghi di serie A, luoghi di serie B o cittadini di serie A e cittadini di serie B. Anche il sacerdote rischia la multa, dovete multare anche il sacerdote e denuncia. Ma si è giustificato dicendo di aver dovuto lasciare la porta aperta della chiesa per garantire ai fedeli autorizzati di poter uscire. E dunque ha spiegato di non avere alcuna colpa se qualcuno è entrato in chiesa in cattiva fede. Certo che sentir dire cattiva fede dal sacerdote è fantastico. Qualcuno degli intrusi ha protestato appellandosi alla libertà di culto, che non c'entra niente la libertà di culto, non c'entra niente la libertà di culto. Qui non ti stanno impedendo il culto per dirti che devi professare quello delle vacche sacre, ti stanno dicendo una vedi che la gente non ci arriva, la gente non, alcune persone non ci arrivano a capire le differenze basilari delle cose, o non vogliono capire, ma no, io penso più sia la prima, non ci arrivano. Altri hanno spiegato che la Chiesa del Soccorso è enorme, 100 metri di lunghezza e 60 di larghezza, e che dunque 20 persone ben distanziate non potevano contagiare nessuno. Sì, ma se non si può interpretare la legge, qui va bene, qui non va bene, la legge è una. Se non si può entrare nelle chiese perché sono chiuse, non si entra, anche se la chiesa è lunga 250 metri per 800, non si può.
Come bisogna farlo capire a tutte queste testoline di italiani allegre? Intanto i carabinieri consegnano le pensioni a domicilio. Quindi Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiori ai 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. Se no immaginatevi con i milioni di pensionati i carabinieri che vanno in giro a consegnare i soldi. Non basterebbero tutti i carabinieri che ci sono in Italia per consegnare le pensioni. Intanto all'INPS arrivano 3,5 milioni di domande. Alle 12 di ieri, lunedì 6 aprile, si legge in una nota dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, le domande per le prestazioni INPS previste dal decreto Cura Italia pervenute telematicamente sono 3.492.156 per più di 6,8 milioni di beneficiari, così suddivise: indennità 600 euro, 3.058.726, congedi parentali 190.243, bonus babysitter 31.480, CIGO 138.007, domande per 2.225.971 beneficiari, assegno ordinario 73.700 domande per 1.299.997 beneficiari. E intanto il Papa istituisce un fondo di emergenza presso le pontificie opere missionarie che ha l'obiettivo di aiutare le persone e le comunità che sono state tragicamente colpite. Sarà utilizzato per accompagnare le comunità appunto colpite nei paesi di missioni attraverso le strutture e le istituzioni della Chiesa. Papa Francesco ha destinato la somma di $750.000 USA come contributo iniziale e ha chiesto sostegno alla realtà della Chiesa che possono contribuire. Per quanto riguarda i contagi nelle case di riposo, i pubblici ministeri di Milano sono al lavoro, quindi si stanno muovendo soprattutto sul piano documentale con l'analisi dei tantissimi esposti e denunce arrivati e delle carte presentate dalle varie strutture. Le indagini aperte dalla Procura di Milano sui casi di contagi nelle residenze sanitarie assistenziali milanesi, dove decine e decine di anziani sono morti e molti operatori si sono ammalati. Tra i vari fascicoli già aperti in questi giorni per diffusione colposa di epidemia e reati in materia di sicurezza del lavoro, anche quello che si era saputo già il 2 di aprile, nato dalle denunce di lavoratori dello storico Pio Albergo Trivulzio, dove nel mese di marzo sono morti 70 anziani. 70 anziani. Intanto la Francia va verso la peggiore recessione dal 1945. La Francia dovrebbe scontare nel 2020 la sua più forte recessione, lo ha detto il ministro francese dell'economia Bruno Le Maire. Ma sarà la più forte recessione non solo della Francia, ma di tutti i paesi del mondo o della stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Il Viminale comunica 20.000 multati nel fine settimana. Con gli 11.000 di ieri salgono ad oltre 20.000 le persone denunciate nel fine settimana dalle forze dell'ordine per il mancato rispetto delle misure di contenimento. Ieri sono stati 186.741 i controlli, 11.022 sono stati multati per i divieti di spostamento, 47 per false dichiarazioni e 25 per violazione della quarantena, 25 malati in giro per le città, quelli che sono solo stati beccati. Incredibile, vero?
Gli esercizi commerciali controllati sono stati 66.538. 115 titolari sono stati sanzionati. Per 24 è stata decisa la chiusura dell'attività. Sabato i denunciati erano stati circa 9.500. I trasgressori aumentano, dunque. Vedremo che succederà nelle feste pasquali, me lo posso immaginare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.